In Nigeria, Mohamed Hayatu, un giovane inventore su sedia a rotelle, ha sviluppato un innovativo sistema di fornelli alimentati con una miscela di acqua e benzina. Obiettivo: facilitare la cucina delle comunità povere del suo paese utilizzando componenti semplici e facilmente reperibili. La vita di Hayatu, che vive nella città di Yola, nella Nigeria orientale, è cambiata profondamente nel 2016, quando un incidente gli ha provocato una lesione spinale poco prima del suo matrimonio. Ma nonostante la disabilità, l'intraprendente giovane ha continuato a innovare, sviluppando diverse idee. Ha realizzato un condizionatore, uno scaldabagno artigianale e ora ha creato questo bruciatore per cucina economico ed efficace. The water cooker that I invented. Il fornello che ho inventato funziona grazie a una bottiglia, vedete, riempita per tre quarti d'acqua e per un quarto di benzina. Il combustibile arriva al fornello grazie a un piccolo compressore alimentato con 5 volt, basta insomma una piccola batteria, magari ricaricata con pannello solare, per garantire almeno 10 ore di fiamme. E quando c'è bisogno è sufficiente rabboccare la bottiglia. Ho fatto un po' di prove, diciamo una quindicina di volte, finché ho visto che funzionava. Le sfide che affronto sono molteplici. Ora voglio anzitutto recuperare il materiale per produrre diversi pezzi che poi metterò sul mercato, ma naturalmente ciò significa che devo raggranellare una somma di soldi importante per avviare la produzione. Questo è il problema finanziario. Se ottengo i soldi, posso acquistare i materiali in grandi quantità e il fornello potrà quindi essere venduto a un prezzo più contenuto, più basso. Ma nonostante le difficoltà, ci credo fortissimamente e sono fiducioso per il futuro.